Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In queste settimane abbiamo potuto approfondire la figura di San Giuseppe, lasciandoci guidare dalle poche ma importanti notizie che danno i Vangeli e anche dagli aspetti della sua personalità che la Chiesa lungo i secoli ha potuto evidenziare attraverso la preghiera e la devozione. A partire proprio di questo sentire comune della Chiesa, che nella storia della Chiesa ha accompagnato la figura di San Giuseppe, oggi vorrei soffermarmi su un importante articolo di fede che può arricchire la nostra vita cristiana, può anche impostare nel migliore dei modi la nostra relazione con i santi e con i nostri cari defunti. Parlo della comunione dei santi. Tante volte noi diciamo nel credo, credo nella comunione dei santi, ma se si domanda cosa è la comunione dei santi, io ricordo che da bambino rispondevo subito, ah, i santi fanno la comunione, no? È una cosa che non capiamo cosa diciamo, cosa è la comunione dei santi? Non è che i santi facciano la comunione, non è questo, è un'altra cosa. A volte anche il cristianesimo può cadere in forme di devozione che sembrano riflettere una mentalità più pagana che cristiana. La differenza fondamentale sta nel fatto che la nostra preghiera e la nostra devozione nel popolo fedele non si basa, in quei casi, sulla fiducia in un essere umano, un'immagine o un oggetto, anche quando sappiamo che essi sono sacri. Ci ricorda il profeta Geremia, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. Persino quando ci affidiamo pienamente all'intercessione di un santo, o ancora di più della Vergine Maria, la nostra fiducia ha valore soltanto in rapporto a Cristo. Come se la strada verso questo santo o con la Madonna non finisce lì, no. Va viva in rapporto a Cristo. È il legame, Cristo è il legame che si unisce a Lui e tra di noi che ha un nome specifico. E questo legame che ci unisce tutti fra noi e noi con Cristo è la comunione dei santi. Non sono i santi a operare i miracoli, no. Questo santo è tanto miracoloso, no, fermati. No, i santi non operano i miracoli, ma soltanto la grazia di Dio che agisce attraverso loro. I miracoli sono stati fatti da Dio, dalla grazia di Dio, che agisce attraverso una persona santa, una persona giusta. Questo avere chiaro. C'è gente che dice io non ci credo a Dio, ma non so, ma credo in questo santo. No, è sbagliato. Il santo è un intercessore, uno che prega per noi. E noi lo preghiamo e prega per noi e il Signore ci dà la grazia, il Signore tramite il Santo. E che cos'è dunque la comunione dei santi? Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: la comunione dei santi è precisamente la Chiesa. Ma guarda che bella definizione! La comunione dei santi è precisamente la Chiesa. Che cosa significa questo? Che la Chiesa è riservata ai perfetti? No. Significa che la comunità dei peccatori salvati, la Chiesa è la comunità dei peccatori salvati. È bella questa definizione. Nessuno può escludersi dalla Chiesa. Beh, tutti siamo peccatori salvati. La nostra santità è il frutto dell'amore di Dio che si è manifestato in Cristo, il quale ci santifica amandoci nella nostra miseria e salvandoci da essa. Sempre grazie a Lui noi formiamo un solo corpo, dice San Paolo, in cui Gesù è il capo e noi le membra. Questa immagine del corpo di Cristo, l'immagine del corpo,
ci fa capire subito che cosa significa essere legati gli uni agli altri in comunione. Ascoltiamo San Paolo cosa dice. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. E se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e ognuno, secondo la propria parte, sue membra. Questo dice Paolo. Siamo tutti un corpo, tutti uniti per la fede, per il battesimo. Tutti in comunione, uniti in comunione con Gesù Cristo. E questa è la comunione dei santi. Fratelli e sorelle, la gioia e il dolore che toccano la mia vita riguarda tutti. Così come la gioia e il dolore che toccano la vita del fratello e della sorella accanto a noi riguardano anche me. Io non posso essere indifferenti degli altri, perché siamo tutti in un corpo, in comunione. In questo senso anche il peccato di una singola persona riguarda sempre tutti, e l'amore di ogni singola persona riguarda tutti. E in virtù della comunione dei santi, di questa unione, ogni membro della Chiesa è legato a me in maniera profonda, ma non dico a me perché sono il Papa, a ognuno di noi è legato, siamo stati legati, e legati di maniera profonda. E questo legame è talmente forte che non può essere rotto neppure dalla morte, neppure dalla morte. Infatti la comunione dei santi non riguarda solo i fratelli e le sorelle che sono accanto a me in questo momento storico, o che vivono in questo momento storico, ma riguarda anche quelli che hanno concluso il cammino, il pellegrinaggio terreno e hanno varcato la soglia della morte. Anche loro sono in comunione con noi. Pensiamo, cari fratelli e sorelle, in Cristo nessuno può mai veramente separarci da coloro che amiamo, perché il legame è un legame esistenziale, un legame forte, che è nella nostra stessa natura. Cambia solo il modo di essere insieme a ognuno di noi, ma niente e nessuno può rompere questo legame. E, Padre, pensiamo a coloro che hanno rinnegato la fede, che sono degli apostati, che sono i persecutori della Chiesa, che hanno rinnegato il loro battesimo. Anche questi sono a casa? Sì, anche questi. Tutti, i bestemmiatori, tutti. Siamo fratelli. Questa è la comunione dei santi. La comunione dei santi tiene insieme la comunità dei credenti sulla terra e nel cielo. E sulla terra i santi, i peccatori, tutti. In questo senso, la relazione di amicizia che posso costruire con un fratello o una sorella accanto a me, posso stabilirla anche con un fratello o una sorella che sono in cielo. I santi sono amici con cui molto spesso intessiamo rapporti di amicizia. Ciò che noi chiamiamo devozione a un santo, io sono molto devoto a questo santo o a questa santa, questo che noi chiamiamo devozione è in realtà un modo di esprimere l'amore a partire proprio da questo legame che ci unisce. Anche nella vita di tutti i giorni si può dire, ma questa persona ha tanta devozione per i suoi vecchi genitori. No, è un modo di amore, è un'espressione di amore. E tutti noi sappiamo che a un amico possiamo rivolgerci sempre, soprattutto quando siamo in difficoltà e abbiamo bisogno di aiuto. E noi abbiamo degli amici in cielo. Tutti abbiamo bisogno di amici. Tutti abbiamo bisogno di relazioni significative che ci aiutino a affrontare la vita. Anche Gesù aveva i suoi amici e ad essi si è rivolto nei momenti più decisivi della sua esperienza umana. Nella storia della Chiesa ci sono delle costanti che accompagnano la comunità credente.
Anzitutto il grande affetto e il grande fortissimo che la Chiesa ha sempre sentito nei confronti di Maria, Madre di Dio e Madre nostra, ma anche lo speciale onore e affetto che ha tributato a San Giuseppe. In fondo Dio affida a lui le cose più preziose che ha, suo figlio Gesù e la Vergine Maria. E sempre grazie alla comunione dei santi che sentiamo vicini a noi. Sentiamo vicini a noi i santi e le sante che sono nostri patroni, per il nome che portiamo, per esempio, per la chiesa a cui apparteniamo, per il luogo dove abitiamo e così via, anche per una devozione personale. Ed è questa la fiducia che deve sempre animarci nel rivolgersi a loro nei momenti decisivi della nostra vita. Non è una cosa magica, non è una superstizione la devozione ai santi, è semplicemente parlare con un fratello, una sorella che è davanti a Dio, che ha percorso una vita giusta, una vita santa, una vita di modello, e adesso è davanti a Dio. E io parlo con questo fratello, con questa sorella, e gli chiedo la sua intercessione per i bisogni che io ho. Proprio per questo mi piace concludere questa catechesi con una preghiera a San Giuseppe, alla quale sono particolarmente legato e che recito ogni giorno da più di 40 anni. È una preghiera che ho trovato in un libro di preghiere delle suore di Gesù Maria del 1700, la fine del 1700. È molto bella, ma più che una preghiera è una sfida a questo amico, a questo padre, a questo custode nostro che è San Giuseppe. Sarebbe bello che voi imparate questa preghiera e possiate ripeterla davanti. La leggerò. Glorioso Patriarca San Giuseppe, il cui potere sa rendere possibile le cose impossibili, vieni in mio aiuto in questi momenti di angoscia e difficoltà. Prendi sotto la tua protezione le situazioni tanto gravi e difficili che ti affido affinché abbiano una felice soluzione. Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è risposta in Te. Tutta la mia fiducia è risposta in Te. Che non si dica che Ti abbia invocato invano. E poiché Tu puoi tutto presso Gesù e Maria, mostrami che la Tua bontà è grande quanto il Tuo potere. E finisce con una sfida. Questo è sfidare San Giuseppe. E poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria, mostrami che la tua bontà è grande quanto il tuo potere. Questa è una preghiera che io mi affido tutti i giorni a San Giuseppe con questa preghiera, da più di 40 anni, una vecchia preghiera. Abbiamo sentito alcuni minuti fa una persona che gridava, sgridava, che aveva qualche problema, non so se fisico, psichico, spirituale, ma un fratello nostro in problema. Io vorrei finire pregando per lui, il nostro fratello che soffre, poveretto, se sgridava è perché soffre, ha qualche bisogno. Non essere sordi al bisogno di questo fratello. Preghiamo insieme la Madonna per lui. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Avanti, coraggio, in questa comunione di tutti i santi che abbiamo in cielo e in terra. Il Signore non ci abbandona. Grazie.